In un paese serio che non è l'Italia, uno come la Russia sarebbe stato minimo, sarebbe stato ripreso un po' da tutti gli organi politici. Seconda cosa, sarebbe anche magari stato buttato fuori, no? Siccome è un paese di Pulcinella, il paese delle barzellette, l'Italia, addirittura si ride, si ironizza su quello che ha detto la Russia. Avrei voluto fare il ministro dello sport per affossare la Juventus. Bene, intanto in questo momento gli affossati siete voi politici italiani, con tutto il paese che sta andando a crollo economico, a crollo, a crisi di lavoro, tutto. E io godo perché questa è la politica vostra, è la vostra politica, è il vostro operato e io godo. Voi mentre dovreste pensare ai cittadini, al popolo, all'Italia, voi pensate alla Juventus, continuate, 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 che io godo. Poi non mi venite a dire, ma tu non sei patriota, tu sei contro l'Italia. Ecco, per questi sono i motivi che io vado contro l'Italia, perché in Italia non funziona un cazzo, non funziona nulla. Chi governa l'Italia non conta nulla e per me chi non conta nulla si deve prendere le responsabilità. Quindi una persona seria come Ignazio La Russa in un paese serio verrebbe radiato e non gli avrebbe dato più diritto di parola. Ma siccome lui, a pensare al paese che sta andando allo scatascio o lo sfatascio, come cazzo si dice di loro, pensa che talmente che me ne frega dell'Italia che nemmeno lo so parlare l'italiano, vi pensa la Juventus, pensa a dire io avrei distrutto la Juventus. Bravo. Bravo Ignazio La Russa, bravo Ignazio La Russa. Il popolo d'Italia sta diventando un popolo paragonabile quasi al terzo mondo, per la povertà specialmente che c'è al sud Italia, la gente che non lavora. Tu pensa alla Juve, bravo. E bravo alla Ru, bravo, tu Giorgia Meloni, quell'altra là. Dice tu è vero che volevi fare il ministro dello sport per aiutare l'Inter? Quel no, io piuttosto avrei danneggiato la Juve, bravo. Tutte e due, Melo, bravo. Il problema dell'Italia, sapete qual è? Che c'è gente ancora che va a votare sti quattro ignoranti di mela. Andate a votare, va. Sempre più fiero di fregarmene dell'Italia, di tutto quello che succede. Non sono patriota, non me ne frego un cazzo. A me, sta gentaglia, a me, non mi rappresenta. Un abbraccio e vi invito stasera a live. La Roma, ma fa moccate qua la zoccola, mamma.